Buongiorno dal TG2, apriamo con l'inchiesta sulle nomine nelle procure che ha provocato un terremoto all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura e le dimissioni di diverse toghe. L'ultima questa mattina. Ho rassegnato le dimissioni da consigliere del CSM, ha detto Corrado Cartoni, non per ammissione di responsabilità ma per senso delle istituzioni. Sentiamo Lorenzo Santorelli. Lo stillicidio del CSM porta alle dimissioni di un altro consigliere. Corrado Cartoni, da giorni autosospeso, lascia Palazzo dei Marescialli. Non è un'ammissione di responsabilità, ma senso delle istituzioni, ha motivato poco fa l'esponente di Magistratura Indipendente. Sale così a 4 il numero dei togati che si sono dimessi dal Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo i passi indietro dei due PM, Spina e Lepre, che verranno sostituiti a ottobre con le elezioni suppletive, e dell'altro consigliere Morlini, a loro carico e all'autosospeso Crescuoli, il procuratore generale della Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare dopo il coinvolgimento nell'inchiesta per corruzione su Palamara, accusato di voler pilotare le nomine di alcune procure, in primis quella di Roma. Agli incontri con l'ex presidente dell'ANM hanno partecipato i 4 componenti del CSM e 2 parlamentari PD, Ferri, magistrato in aspettativa e leader della corrente Magistratura Indipendente, e Lotti. Proprio l'ex sottosegretario e ministro, imputato a Roma per il processo Consip, nelle intercettazioni si interessa del ricambio ai vertici della Procura Capitolina e anche di quella di Firenze, esprimendo perplessità sul procuratore Creazzo che ha indagato i genitori dell'ex premier Renzi. Commenti anche sul vicepresidente del CSM Ermini, che non asseconderebbe i loro piani e per questo qualche messaggio forte gli va dato. Ho solo espresso le mie opinioni senza minacce o costrizioni, si difende Lotti, per il quale si tratta solo di una montagna di fango. Sul caso CSM l'indicazione del Quirinale è che bisogna voltare pagina. Il presidente Mattarella indice elezioni suppletive per sostituire 2 dei togati dimissionari. Il ministro Bonafede chiede la procedura disciplinare per i consiglieri coinvolti nello scandalo. Nel PD è scontro sul caso Lotti. Allora i servizi sono di Luciano Gelfi, poi le reazioni politiche con Barbara Romano. Il termine usato nel comunicato del Quirinale è doveroso. Doveroso per Sergio Mattarella non perdere tempo, doveroso indire le elezioni suppletive per il 6 e 7 ottobre per i 2 componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura dimissionari che non possono essere sostituiti dai primi dei non eletti. Obiettivo voltare pagina, recuperare prestigio e fiducia appannati agli occhi dei cittadini per via delle inchieste che hanno coinvolto alcune delle toghe che compongono il parlamentino dei giudici. In questi giorni Caldi Mattarella, che ha fatto sapere di non essere mai intervenuto sulle nomine e di non avere mai avuto in anticipo notizie delle inchieste, si è tenuto in costante contatto con il vicepresidente del CSM Ermini, con il ministro della giustizia Bonafede. A chi invocava lo scioglimento del consiglio, Mattarella risponde che in quel caso il CSM sarebbe stato rieletto con le stesse regole di oggi, regole che da più parti sono giudicate inadeguate da rivedere. La riforma però è compito del Parlamento, è lì che devono maturare quelle convergenze che il Quirinale auspica sempre quando si tratta appunto di regole. Garantire un riconoscimento più oggettivo della meritocrazia dei magistrati con criteri che risultino del tutto oggettivi. È questo il cuore della proposta sul CSM cui sta lavorando il Ministro della Giustizia, basata sui punteggi da assegnare a esperienza lavorativa, anzianità e risultati ottenuti. La situazione è grave, ha sottolineato Bonafede, dobbiamo essere inflessibili. Il caos procure scuote la politica, in particolare il PD, per il coinvolgimento di Luca Lotti. Dopo il botta e risposta tra l'ex ministro Renziano e Zingaretti, che ieri ha sottolineato «il mio PD non si occupa di magistrati», il caso agita il Nazareno. Calenda definisce inaccettabile il comportamento di Lotti e Zanda gli chiede di lasciare il PD. Più morbido Martina, che dice «è responsabile, sa quello che deve fare». Sulla vicenda interviene anche Salvini. Incivile leggere sui giornali intercettazioni che non hanno rilievo penale, ma su un eventuale azzeramento del CSM dice «decide Mattarella». A favore dello scioglimento immediato Berlusconi ha chiesto un'udienza al Quirinale. Azzeramento sollecitato anche dalla Meloni. In questa legislatura, tra Camera e Senato, sono state presentate una decina di proposte di modifica dei criteri di formazione del CSM, targate PD e Forza Italia. Vanno dall'introduzione del sistema maggioritario nelle elezioni del CSM, alla parità di genere nella rappresentanza dei magistrati, alla separazione delle carriere e conseguente formazione di 2 CSM.